Giovedì 1 ottobre, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa. Ci occupiamo qui delle cose di calcio nazionale ed internazionale. Ieri le notizie del campo si sono sovrapposte a quelle che arrivavano dai laboratori di analisi dei palazzi del pallone. Si sono giocati i tre recuperi della prima giornata di campionato, hanno vinto tutte e tre le squadre in trasferta. La vittoria dell'Inter era abbastanza prevedibile, fa scalpore in un certo modo, non tanto la vittoria quanto l'entità, il 4-1 dell'Atalanta contro la Lazio, e poi c'è stata a sorpresa, la grande sorpresa, la vittoria dello Spezia, la prima vittoria in Serie A della storia di questa squadra ligure in casa dell'Udinese. L'altra notizia era quella che riguardava diciamo il Covid legato al calcio. Allora, la buona notizia è che nel Napoli non ci sono al momento positivi, al momento, perché il tampone fatto martedì a 40 ore dalla partita non ha molto valore da un punto di vista scientifico. Tutti dicono che servono almeno 72 ore, ma io ricordo che all'inizio si diceva che il tempo medio di incubazione era di 5 giorni, ma potevano essere anche molti di più. Comunque, i primi tamponi fatti martedì hanno dato tutti esiti negativi. Il Napoli ripeterà i tamponi oggi e poi sabato alla vigilia della partita con la Juve e poi dopo partirà. Nel Genoa sono stati confermati tutti i casi, si era parlato della possibilità di un errore del laboratorio, invece tutti i 14 positivi che erano stati riscontrati lunedì sono rimasti tali, in più si è aggiunto Valomberani. E la notizia è che nel palazzo non si è ancora deciso se giocare o meno la partita tra Genova e Inter. È una questione molto delicata perché se paragoniamo l'infezione da Covid a un infortunio normale, si deve giocare. Ma non può essere preso in questa considerazione, anche perché teoricamente i giocatori asintomatici potrebbero giocare tranquillamente, quindi a loro è impedito di giocare non da una condizione fisica, quanto piuttosto da una disposizione delle autorità competenti. Questo secondo me fa da dirimente. Può essere messo un numero minimo di calciatori a disposizione, che non può essere quello proposto dalla UEFA, che parla di 13 giocatori, tra cui almeno un portiere. Si sta pensando di elevare il numero a 16. In ogni caso, se lo portiamo a 16, il Genoa non rientrerebbe in questo ambito. Peraltro, oltre a Perin, che non ha giocato neanche a Napoli, è risultato positivo anche Marchetti, quindi il Genoa si troverebbe a giocare con il terzo portiere, con delle restrizioni agli allenamenti imposti dall'AFA. Secondo buonsenso, non è il caso di giocare, fermo restando che poi è un rischio che corre anche il Torino, che ha tutto l'interesse a giocare, perché chiaramente partirebbe favoritissimo. Però poi corre il rischio di contagiarsi. Stesso rischio che corre teoricamente la Juventus contro il Napoli. Peraltro, mentre per Juve Napoli è difficilissimo trovare una data per il recupero, per Genoa Torino non c'è questo problema, possono giocare tranquillamente in contemporanea, semmai di pomeriggio, alle partite europee. Né Genoa né Torino sono impegnate in Europa, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero problemi. Comunque, partiamo dall'analisi. Seguendo le pagine della Gazzetta dello Sport, dall'Inter che ha vinto 5-2 a Benevento, l'Atalanta 4-1, abbiamo detto, a Roma contro la Lazio. In più stasera c'è il Milan che gioca il playoff in gara secca per la qualificazione ai gironi di Europa League, e ballano parecchi milioni anche dalla Europa League. Vediamo un po' le pagine interne. Inter a 5 stelle, che spettacolo a Benevento, la banda Conte sempre più macchina da gol, 9 in due partite. La partita l'ho vista, alternandomi con Udinese Spezia. Devo dire che l'Inter ha trovato gol dopo 23 secondi e quindi tutto si è messo in discesa. Poi ha trovato subito il secondo gol, il terzo gol che è nato dall'ennesimo errore con i piedi di Montipò, poi pareggiato da uno fatto da Handanovic. Poi si chiede perché i portieri, questa mania che i portieri debbano giocare con i piedi, non sta scritto da nessuna parte. I portieri, quando non devono impostare loro il gioco, se devono fare un passaggio semplice va bene, altrimenti devono buttare la palla lunga. Io non riesco, non ricordo gol nati da invenzioni dei portieri, e sono sempre più frequenti i gol che subiscono le squadre per errori con i piedi dei portieri. Comunque,
Anche il Napoli ne sa qualcosa da questo punto di vista. Comunque l'Inter ha vinto 5-2 contro una squadra che ha dimostrato di essere in buona condizione, forse è stata travolta all'inizio come lo è stato a Genova dalla Sampdoria, con la differenza che l'Inter non è la Sampdoria, mentre a Genova il Benevento è stato in grado di recuperare e vincere la partita con l'Inter. Una volta subiti i primi due gol, la partita è finita lì. L'Inter continua a palesare qualche problemino in difesa. Questo vuol dire 3 gol con la Fiorentina, 2 gol a Benevento, vuol dire che il giorno in cui incontrerà una squadra più forte potrebbe avere problemi. Uno, perché una squadra più forte ti fa fare meno gol. Due, perché una squadra più forte probabilmente sfrutta al meglio gli errori, sfrutta di più gli errori della difesa nerazzurra. Però siamo all'inizio del campionato. E poi, atalantissima, la Dea travolge anche la Lazio, Poker all'Olimpico, Gomez in cattedra. Impressionante l'Atalanta, devo dire la verità, io non credevo molto in queste squadre, continuo a non credere che possa vincere lo scudetto, però ieri mi ha fatto una grande impressione perché per tutta evidenza ha un sistema di gioco che è difficile da contenere, rischia tantissimo in difesa l'Atalanta, però segna tanto perché riempie l'area di rigore, non a caso i primi 2 gol sono nati ad opera degli esterni. Cross da sinistra e gol dell'esterno da destra e viceversa. È una squadra che riempie l'area di rigore avversario, quindi questo ti porta un po' quell'effetto che ha avuto il Napoli con l'ingresso di Osimhen. L'Atalanta è molto più collaudata del Napoli da questo punto di vista, ha degli esterni che sono molto forti. Gosens, come l'altro che ha fatto pure gol, adesso un lapsus, non mi viene in mente il nome. Sono molto molto forti. Bisogna vedere che cosa succede quando l'Atalanta verrà attaccata contro una squadra che si difende con ordine e trova le giuste contromisure. Al momento è complicatissimo, non ci è riuscita minimamente la Lazio. Sulla Lazio confermo tutte le mie perplessità, l'anno scorso ha reso al 150% e poi non ha giocato sostanzialmente le coppe, non ha riserve la Lazio ed anche i titolari secondo me sono buoni, ma non è che siano fortissimi. Ecco, basta. Ieri abbiamo visto che basta togliere Correa per far giocare con sé la sua riserva, lapsus. Oggi non è giornata con i nomi. Comunque, va in grandi difficoltà. Andiamo avanti. La vittoria del Siena, bel gioco, tanto Calabino per Spezia, prima gioia in Serie A. Devo dire che la grandissima delusione è stata l'Udinese. L'Udinese che non ha giocato male domenica a Verona, che però ieri è stata disastrosa, sostanzialmente non ha mai tirato in porta ed ha buoni giocatori, Lasagna, De Paul, cioè ha buoni giocatori l'Udinese. Ha subito un gol nei primi minuti di Ricci, non si è capito bene perché ha annullato, probabilmente per un fuorigioco millimetrico, però insomma. Poi il gol è stato annullato, dopodiché ha subito 2 gol da Calabino, che non è un fulmine di guerra, il primo di testa da solo. L'unica arma che ha lo Spezia, secondo me, sono i colpi di testa di Calabino. Se non marcate Calabino, è la fine. E poi il secondo gol nei minuti di recupero, rilancio del portiere, Calabino era da solo sostanzialmente, era sulla linea del centrocampo, quindi non in fuorigioco, ma i difensori più vicini a lui erano a 20-30 metri. Tant'è vero, si è praticamente fermato prima aspettando l'uscita di Musso e poi dopo ha scelto con calma come tirare facendo il gol. Secondo gol non conta molto, sta di fatto che anche giocando in superiorità numerica per lungo tratto, l'Udinese non è riuscito a fare gol contro uno Spezia che, visto pochi giorni prima contro il Sassuolo, era parso decisamente una squadra non da Serie A. Non ho cambiato idea dopo una partita, chiaramente. E questo però è ancora più preoccupante per l'Udinese. Però siamo agli inizi, le cose possono cambiare. E poi parliamo del Milan, questa Europa vale come un tesoro, l'accesso ai gironi porta 15 milioni, la vittoria Milan serve al rilancio. 15 milioni se si arriva fino in fondo, poi c'è l'incognita degli incassi da stadio, che per il Milan potrebbero essere congrui a San Siro. Ma per il momento gli stadi sono chiusi, non so come sono stati calcolati questi 15 milioni. Norma UEFA, ok, ma da quando? Allora, la norma UEFA, ne parlavo prima, qui stiamo parlando del problema Covid legato al campionato, prevede che quando ci sono almeno 13 giocatori in rosa si può giocare.
follia, perché, ripeto, se equipariamo il Covid a una malattia normale, a un infortunio muscolare, non c'è problema, si gioca anche se sono tutti infortunati. Quando il problema è di diversa natura, perché i giocatori potrebbero giocare tranquillamente, essendo asintomatici, ma sono fermati dalle autorità, è chiaro che il problema cambia. Fino a quando sono due o tre positivi è normale che si va avanti. Parlare però che bastano 13 giocatori mi sembra veramente eccessivo. Più logica la norma che vuole fare la Lega di Serie A di elevare il numero a 16 per permettere alle squadre quantomeno di fare, mandare gli 11 in campo e fare le 5 sostituzioni che sono concesse agli avversari. Però, cioè, qui siamo veramente borderline perché i giocatori da un punto di vista atletico potrebbero giocare, sono fermati dalla legge dello Stato, sostanzialmente, che impedisce ad un contagiato di uscire. Il Genoa per 2 giorni ha avuto il centro di allenamento chiuso, quindi non rinviare Genoa, Torino di sabato mi sembrerebbe veramente una follia. E poi vediamo che cosa succede al Napoli, perché al momento ovviamente i tamponi ieri erano negativi. Però i veri tamponi non sono neanche quelli di giovedì, ma quelli di sabato, quando a 5 giorni e mezzo dalla partita si cominciano ad avere evidenze tali per cui se c'è qualche contagiato si sa. È chiaro che poi qui vale anche lo stesso discorso. Basta un contagiato che poi mette a pericolo gli altri, perché se si è contagiato un giocatore, ok, che è diventato poi positivo giovedì e poi ha contagiato i compagni di squadra. Questi, come si fa, come sappiamo, è veramente una cosa complicata. È chiaro che non si può fermare una partita o un campionato per un positivo, non avrebbe senso, non ha nessun senso da un punto di vista, secondo me, proprio medico da questo momento, in questo momento storico. Quindi si deve giocare, però si mette in pericolo, cioè non solo si falsa il campionato perché gioca una squadra in chiara inferiorità non per problemi fisici ma per disposizione dello Stato, perché ripeto, un giocatore asintomatico può giocare tranquillamente, dal punto di vista fisico sta benissimo e questo già è una handicap, ma poi si mettono in pericolo anche i giocatori della squadra avversaria perché non si sa che cosa succede con i contatti in campo. Andiamo avanti, ci siamo dilungati, parliamo del Napoli. Negativi, Napoli sotto esame, primo tampone ok, oggi il secondo lo abbiamo già detto. E poi la Juve, alla Juve serve Ioia, colpi, assist e gol, Pirlo con Dybala ritrova la qualità. Andiamo avanti, oggi ci sono i sorteggi di Champions, assalto al Bayern, Juve testa di serie, rischia City o Barça. Atalanta, Inter e Lazio stanno molto peggio, credo che siano tutte in terza fascia, ma non vorrei dire una stupidaggine. Mercato, 5 colpi per 5 giorni, sta per chiudersi una sessione di mercato fatta molto di chiacchiere e pochissimo di soldi, molto di plusvalenze sulla carta. Comunque, il colpo in canna per gli ultimi giorni potrebbe essere Chiesa che spinge per andare via dalla Juve, dalla Fiorentina, lo aspetta la Juve. Però vediamo, poi ci sono altri giocatori, il Napoli vorrebbe piazzare Milik, non sa se riuscirà a trattenere fino alla fine Koulibaly. È un mercato particolare in cui non ci sono soldi più che in passato, quindi acquistare potrebbe essere un affare, ma anche non venderlo può diventarlo, perché non vendere oggi potrebbe voler dire monetizzare maggiormente l'anno prossimo se le condizioni economiche si sono normalizzate. Velocemente gli altri giornali, vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport, un conto esagerato riferimento alla partita, poi Juve Napoli via libera dal primo tampone, ma insomma, che ieri i giocatori del Napoli fossero tutti negativi o quantomeno fossero, non ci fosse il problema del contagio contro il Genoa era un dato scontato. Vediamo i prossimi due, soprattutto quello di sabato. Tutto Sport, occhio a questi due. Sono Lukaku e Papu Gomez, sono i pericoli per la Juventus. Tuttosport fa ovviamente, giustamente, essendo un giornale torinese, la prima pagina tutta sulla Juventus. Poi sotto Genova-Torino deve essere rinviata. E questo è il parere di Tuttosport che io condivido al mille per mille. Non mi capita spesso di condividere
quello che scrive TuttoSport, questo è assolutamente condivisibile, e devo dare atto che nonostante l'altra squadra di Torino, il Torino, spinga per giocare, TuttoSport ha preso una ferma decisione, una ferma posizione, l'ha messo in prima pagina. Andiamo avanti, chiudiamo con due pagine del Corriere della Sera, calcio, virus e positivi fanno litigare il governo. Ovviamente in tutto questo bailamme ci si è messo anche il governo con dichiarazioni inavventate del vice ministro della sanità Zampa, che ha detto chiaramente che il campionato andava sospeso visto che ci sono focolai in atto, focolaio è uno nel Genoa, però il ragionamento molto semplice è questo: se chiunque entra in contatto con giocatori, con persone positive, va in quarantena preventiva, dovrebbe farlo anche il Napoli. E da questo punto di vista. Però insomma non possiamo, infatti la tesi del ministro che dopo ha cambiato idea è stata smentita seccamente dal ministro dello sport Spadafora, che ha detto che non ci sono le condizioni per fermare il campionato. E poi il rebus Genova-Torino crea tensione in Lega, oggi si decide se giocare. Ripeto, se si gioca è una vergogna. Alla prossima.